dalla Tuscia. Va ora in onda Giulio Della Rocca in Terra di Tuscia. In regia Salvatore Nuccio. Buongiorno, buonasera, mi sa a tutti che in Italia dovrebbe essere un pochettino tardino, tipo le 7 qualcosa di sera. Ho il piacere per questa emozionante diretta di avere l'aiuto da un caro amico, Stefano Spolverini. Stefano, ben trovato. Buonasera, 7:08 per la precisione. Grazie per questo supporto tecnico e non solo, perché portiamo sotto la luce dei riflettori una persona importantissima che ha fatto la storia di Viterbo. Dillo tu. Allora, Roberto Fanelli, che è il testimonial del 103, l'aperitivo di Viterbo, nato nel 1958 al Gran Caffè Schenardi, giusto? Roberto poi mi correggerà, è pronto qui. Direttamente lascio la parola a lui. Un attimo di qualche organizzazione pro-Covid e torniamo subito. Allora, prego, si accomodi. Va bene, Mr. 103, devo dire io non bevo, non sono preparato, però Roberto Cinzia. Roberto, benvenuto. Oh, benvenuto anche a te, ma mi fa proprio piacere, guarda. Ah, ecco. Ah, che spettacolo. Eccoci, eccoci. Ciao, sono da Los Angeles, ma sono con il cuore vicino a te e vorrei subito rompere il ghiaccio parlando del 103. Io purtroppo Bravo. quindi mi devi insegnare tutto, vai. Allora, io direi di cominciare con il 103, come si fa, i vari ingredienti. Bravissimo. Sì, i vari ingredienti del 103. Allora, si prende la coppa Martini, si mettono 3 gocce di angostura nella coppa Martini. Poi si prende il mix, eccolo, ce l'ho, so se vedi qui il Mister Campari, so, qui vedi niente Sì, qui. come no, Ecco, sì. così ti faccio tinsè. Allora, si prende il mix che sarebbe questo, con il filtrino, si mettono 4-5 cubetti di ghiaccio. Una volta messo i 4-5 cubetti di ghiaccio, si mette 1/3 di bitter Campari, 1/3 di Martini Dry e 1/3 di Bianco Sarti. Però non tocca cambiare, si devono mettere come si, le trova adesso, come le vedi adesso. Quindi In l'ordine è ordine. importante. L'ordine è questo qui, mai cambiarlo. Allora si prende, ecco, si mixa, si fredda pochi secondi, si fa riposare un paio di secondi, tre, poi si prende il filtrino, perché dentro c'è il ghiaccio, si mette sopra, e si versa nella coppa Martini, questo è il 103, e ci si mette una bella oliva, di quelle grandi, e quello deve essere molto freddo, perché mixato, freddato poco, mixato poco, ma freddato, Sei che è eccezionale quello. d'inverno e di estate, tutte e due, però meglio d'estate. Ma no, pure all'inverno, quello si beve sia all'inverno sia all'estate, perché noi quando io lo facevamo al Gran Caffè Schenardi, specialmente il sabato pomeriggio, venivano ragazzi, flotte di gente, e facevo 7-8-103 sul bancone tutti insieme, perché venivano proprio a bere il 103. Poi c'era chi prendeva il Manatta, chi il Daiquiri, il Larish, poi c'erano quest'altri, i Negroni, tutti quest'altri che si facevano i cocktail internazionali, ma il 103 è quello che andava per la maggiore. E questo, dimmi. Grazie per questa lezione di cultura Sì. contemporanea. E ti Dimmi devo dire, qualcosa. ecco, scusa, ti devo dire pure perché si chiama il 103. Bravo. Ecco, allora, il 103, il Gran Caffè Schenardi, è stato aperto e inaugurato nel 1855, che ho trovato un documento degli anni 40, gli anni 30, anzi, un documento sul Messaggero. C'è stata questa inaugurazione, nel 1855. Nel 1958, con i fratelli Chiavaroni, so che li conosci, e No. il bar, il bar Marduino, ti ha fatto vedere le foto vecchie, Sì, dice, dopo lo vediamo. esatto. E quel periodo c'era il
il ministro che faceva gli scavi etruschi a Viterbo negli anni 50. Re Gustavo di Svezia, non mi veniva a mente. Re Gustavo di, e era ospite del Gran Caffè Schenardi, veniva sempre lì. Allora c'era il bar Marduino e i fratelli Chiavoloni che gestivano il Gran Caffè. Si sono messi a parlare tra loro, dice: facciamo un aperitivo nostro del Gran Caffè, del Gran Caffè Schenardi. Va bene, Arduino, il barma e lo cosa. Praticamente dopo un po' di tempo che provavano i vari cocktail e hanno trovato questa soluzione che io adesso ti ho elencato: Martini, Vitter Campari, Martini Draia. Allora il 103 si chiama perché nel 1858 l'apertura e l'inaugurazione del Gran Caffè Schenardi. L'aperitivo 103 è stato inventato nel 1958 per Re Gustavo di Svezia, per cui sono 103 anni di storia. Certo. Ha capito? Perché loro hanno fatto una ricerca storica e hanno trovato che il Gran Caffè Schenardi è stato aperto e inaugurato nel 1800 e hanno fatto questo numero, 103. Roberto, grazie. Permettimi qualche domanda. Dove sei cresciuto a Viterbo? In che zona? Allora, io sono nato a Piano Scarano, in una casa del 400. Fantastico. Sì, sono stato fino a 15 anni a Piano Scarano. Dove? Ce l'ho nel cuore. Mi dici un ricordo molto chiaro che c'è della tua infanzia a Piano Scarano? Ma guarda, a Piano Scarano la mia infanzia, diciamo, come tutti i ragazzi, eravamo un gruppo, giocavamo, ma la mia infanzia è stata stupenda quando ho cominciato a crescere a 15 anni, che io andavo via con l'autostop in Europa, nel mondo. Partivo ai primi di luglio e rientravo i primi di dicembre e sono stato 5 anni a Viareggio, a Rimini, a Tarquinia ci stavo tutte le estati. Praticamente coi soldi che guadagnavo nelle varie zone tipo Viareggio, Tarquinia, quando c'avevo un po' di soldi mi ci andavo a divertire, andavo al Piper, alla capannina, alla bussola, capito? Sì, capito? Finivo i soldi e andavo a lavorare nei ristoranti. E questo lo facevo pure a Tarquinia. Tarquinia c'è stato una quindicina d'anni, erano periodi stupendi negli anni 60-70, per cui ho bei ricordi. Arriviamo a tutto, rispondi sempre alla domanda, così poi te ne posso fare un'altra. Dimmi il tuo primo ricordo da Schenardi, che anno? Allora, il mio primo ricordo è nel 1981, all'apertura del Gran Caffè Schenardi, Piazza delle Erbe, perché il Gran Caffè Schenardi stava in ristrutturazione, era chiuso, e aprirono il bar, la caffetteria, la tavola calda, la pasticceria e la gelateria, con 20 tavoli, 80 posti a sedere ci avevamo. Questo era nel 80? Nell'81. Sì, c'ho bei ricordi perché, prima cosa, perché si lavorava alla grande a Piazza delle Erbe, c'era un movimento. Poi all'estate si lavora molto di più perché c'erano molti turisti quel periodo, specialmente i tedeschi e olandesi. E ho avuto grosse soddisfazioni. Io stavo al bar, ero barista con degli altri baristi, facevamo i drink, facevamo i 103, più che altro facevamo periodo estivo, facevamo i drink alla frutta. Poi c'eravamo la gelateria, un gelato stupendo. E guarda, per Viterbo il centro storico era la grande. Ma proprio ho bei ricordi. Roberto, adesso ti faccio vedere qualche foto e tu ci dici che cosa vediamo, ok? Ci vedi? Sì, ci vedo bene. Chi è questo ragazzo? Questo sono io,
che sto facendo un aperitivo shakerato. Il baffo ti ha accompagnato tutta la vita, quanto tutta vedi? La vita, bravo, bravo, tutta la vita. Vedi che ecco, questo è sempre qui al Gran Caffè Schienardi, quando hanno aperto nell'87, ma questo dovrebbe essere nel 90-92 questa fotografia, perché poi ho fatto il manifesto io, allora ci ho messo nel mio manifesto che ho fatto per Schienardi, ho fatto la serata del 103, che è andata alla grande, lì un'altra grossa soddisfazione, mo ti racconto perché, e vai. Ho fatto questo, dimmi, ho fatto questo manifesto, so se l'hai visto, il Gran Caffè Schienardi, te l'ha mandato? In diretta. In diretta. E ci sono le fotografie sotto quello lì, e più ci sono le foto di Arduino, Otello, Matteo, i vecchi barma di una volta, i camerieri, e ci hanno messo le foto lì. Quello è stato, pure quello è stato un momento stupendo, perché ho fatto la serata del 103, che è andata alla grande, ma era tutta gente degli anni grande, degli anni 80-90, dottori, avvocati, gente, bella gente degli anni 80-90, che venivano da noi a prendere l'aperitivo, e quando hanno saputo tramite internet che facevo questa serata del 103, mi si è riempito il locale. Ho fatto circa 350-103, ho dato quella sera. Forse questo? Questo? Sì, questo, bravo. Ecco, questo è il manifesto. Questo, vedi, c'è scritto pure il giorno della data, 103, Gran Caffè Schienardi. Capito? È stata una serata meravigliosa. Cioè, ho lasciato un segno alla vecchia guardia del Gran Caffè Schienardi. Poi... Non ci sono dubbi. Senti, scusa, ti interrompo perché Maria Cristina Luisa, una cara amica, ci saluta. Invece Dolores Lande da Roma ci saluta e dice: sono a Roma, però con il cuore sono a Viterbo. Grazie, Dolores, molto bello da parte sua. Senti, ti faccio vedere un bel ragazzo. Chi è questo invece? Quello è Arduino, quello che ha inventato il 103. Questa è una fotografia degli anni 50. È morto, adesso è morto a 74-70. Questa è la fotografia degli anni 50. E lui è il barma, era il primo barma, lì a Gran Caffè Schienardi, che inventarono questo 103 nel 1958. Lui con i fratelli Chiavaroni, quelli che gestivano il Gran Caffè Schienardi. Forse c'è foto, forse no. Non ti sento bene, dimmi. Forse sono in questa foto i fratelli? Sì. No, i Chiavaroni non sono riuscito a prenderla, a trovarla. C'è la foto del fatore dei fratelli Chiavaroni, ce l'ha la figlia. Ho capito. Sì, io l'ho chiesta tante di quelle volte, non me l'ha mai data. C'è un sacco di foto del Caffè Schienardi. C'è questa foto? Dimmi. Questa foto che vediamo, chi c'è? Allora, questa foto dico io chi c'è. Allora, qui c'è Arduino il barma, poi abbiamo il grande barma che... stupendo, simpatico, Otello, non so se te lo ricordi. Sì, come no. Otello che è sempre scherzoso. Poi abbiamo Matteo, cameriere, che c'è stato fino a 75 anni a fare cameriere. Sì, era un'icona del Gran Caffè Schienardi. E lì c'è un altro cameriere, sempre che stava con Matteo, facevano i turni, adesso non mi ricordo il nome di questo qui. Non fa niente. Senti, invece qui che vediamo? Ah, allora qui stiamo facendo un catering dentro una villa, credo, sì. E qui vediamo io che sto facendo sempre l'aperitivo, sì. Poi c'è Patrizia, che è mia nipote, bravissima, e c'è una bella presenza, e lei, e più c'è Adriano è quel ragazzo che sicuramente lo conosci, che gestisce il bar della Quercia appena che
Pizzeria La Guercia, il bar, non mi ricordo come si chiama, quel bar che prima del santuario, andando su a destra, che c'ha i tavoli di fuori. Lui, io però non me lo ricordo. Vabbè, e questo è Adriano, era giovane, ha imparato lì lui, ha imparato lì al Gran Caffè Schenardi. Sì, eravamo una bella squadra, oltre di questo c'avevamo addirittura un gruppo di studenti universitari bravissimi che venivano a lavorare con noi quando facevamo i catering, i matrimoni, e c'avevamo questa bella squadra proprio, guarda, non erano viterbesi ma erano di una cosa spettacolare. Infatti c'era il direttore che sapeva scegliere Orsini, noi c'avevamo un direttore magnifico di Magliano Sabina Orsini, e ha gestito Schenardi per la bellezza di 13-14 anni. Poi il problema è stato dato via, venduto il locale perché... Scusa, chi sono queste belle ragazzette? Ah, questo lo sai, queste sono belle ragazzette. L'abbiamo fatta, ho fatto una serata alla hall del teatro. Sì. Quello è la hall. E quel pomeriggio c'era l'anniversario della morte di Capitani, il regista. Come no? Fecero uno spettacolo in memoria di Capitani, il regista. A me mi chiamarono e organizzai questo 103 nella hall, e c'erano circa 300 persone a cerimonia e feci questo la degustazione del 103, per cui c'era il sindaco, c'era assessori, dottori, c'era la Viterbo bene, diciamo, Viterbo che aveva la cultura praticamente. Silvia Grazzini ci dice che si chiama Caffetteria Marini, quella alla Quercia. Bravo, Caffetteria Marini, bravo. Sì. Lavora lì lui, è quello ragazzino che è lo più giovane di tutti. Senti, invece che succede? Qui è Gran Caffè Schenardi, quella serata che abbiamo fatto, che ti dicevo io, quel 103, che sono stato soddisfatto. Sì. Questi sono i bar, ma questo ragazzo era gestore col fratello. Il bar è giù al pilastro, il bar dei, questo è il fratello. Come no? È il fratello più giovane, poi si sono divisi, lui è andato a lavorare da altre parti, e lui, allora quella sera io ho insegnato il 103, e quella sera gli hanno bevuto, se non ce la facevo fa quelle 350, 103. Per cui c'è gente che ne ha bevuti 3, 4. Sì, ma guarda, ti dico una cosa. Il 103 non è un briaco che ti fa diventare brillo. Se tu lo sai bere, assolutamente ti dà fastidio. Allora, ti porto questo aneddoto. Il gestore del Gran Caffè Schenardi, questo che mi ha invitato a fare questa periodo del 103, quella sera ne ha bevuti 5. Allora, sì, lo sai che mi ha detto? Dice: senti Roberto, io ne ho bevuti 5. Quando me lo facevano i ragazzi, quando lo bevevo uno o mezzo, ero fatto, ero fritto. Mi toccava lasciarlo. Sì, io l'ho bevuti 5, non mi hanno fatto niente. Perché è gustoso, è alcolico, però e tocca saperlo bere. Ma ci sono state persone, i vecchi clienti del Gran Caffè Schenardi, specialmente due signori che c'avevano il negozio lì al corso, c'avevano il negozio Inne, chi se ne è venuti 3, chi se ne è venuti 4, cosa è venuto, quello che c'ha la oreficeria via Roma, Biaggi, lui ne ha bevuti 3, ne se ne è bevuti. Perché ha saputo che poi dopo gli ho scritto, perché lui ha voluto sapere gli ingredienti, gliel'ho scritto, dice: a me non me lo fa a casa. Diversi me l'hanno chiesto poi
gli ingredienti nello spettino. Questa che vediamo è la serata in questione? Bravo, questa è la serata in questione, era pieno, sia il giardino d'inverno, sia qua, era, guarda, tanta gente. Questa è tutta gente grande, più o meno, tutta gente degli anni, ecco, 80-90, e io lì spiego la formula del 103 e la storia del 103, capito? E io, più la storia del Gran Caffè Schenardi, perché molta gente non la conosceva, ecco, io ho fatto un po' da cicerone, come si dice, sono stato molto soddisfatto, perché loro sono stati contentissimi, guarda, veramente è una serata riuscitissima. Senti, invece qui nel 2003 che succedeva? Allora, questo è un diploma che mi hanno dato, un'associazione culturale, come si chiamava quella società di San Pellegrino? Il quadrante. Io lì ci ho fatto delle mostre di pittura, e più io ho fatto diversi aperitivi, uno alcolico e uno analcolico, io ho fatto. E tutti gli anni lì, a San Pellegrino, vicino alla chiesa, su quella via, si facevano le mostre di pittura di tutti i pittori viterbesi. C'era i quadri di Romano Iabella, i quadri di Vincenti, capito? E io c'avevo dei quadri, perché lì la cosa bella, che lì al Caffè Schenardi si facevano le mostre, le mostre di quadri. E c'è stato Mussolini, il pianista che fa jazz, bravissimo, lui faceva le mostre lì a Gran Caffè Schenardi, e ne vendeva a mare, che pagherai, Viterbo, le vendeva più di quelli, addirittura di quelli famosi, quelli che erano firmati, quelli ne vendevano 10, lui ne vendeva 100, poi sì, i quadri di Mussolini 500.000 lire, quelli con Mussolini 1.000.000, cioè la gente, io ce ne avevo, sono sincero, a me me l'ha regalate 78, però non so belli, perché lui non lo voglio sputtanare, perché non te lo dirò, no scusa, non lo scancellalo, ma lo puoi scancellare, però ti dico il perché. Vai, però non lo mette su internet. Vabbè. Non lo mette. No, perché siamo in diretta, no, non posso cancellare, se lo dici va in diretta. Allora no. Non lo dire. Non lo dico, no. Cambiamo discorso. Che meraviglia stiamo guardando adesso? Guarda un po', adesso guarda che ti faccio vedere. Che cos'è questo? Ah, questo è un orologio, ma si è fatto pure questo, che mi hanno regalato degli amici al mio compleanno, quando stavo in pensione, di cui ci hanno messo l'età 1949, quando io sono nato, e Roberto, poi il Moz, c'è scritto, so se l'ha letto. Sì, come no, sì, sì. Allora, il Moz, c'è una bella storia a Viterbo, infatti gli amici miei, tutti degli anni 70, 60-70, mi chiamano Moz, perché io negli anni 70 c'avevo un complesso, e suonavo la batteria, c'avevo i capelli lunghi, quel periodo eravamo tutti figli di fiori, e mi sono messo il nome Moz, perché io quel periodo andavo molto, due canzoni di Ricky Shay, uno dei Moz è intitolata Vi saluto amici Moz, erano due gruppi che stavano in Inghilterra, a Liverpool, nei docks di Liverpool, per cui erano, e che poi era la patria dei Beatles, che poi allora, c'erano i Rockers, che erano tutti precisi, motociclette, e i Rockers, che erano più cagliennosi, più con le motociclette e le catene, capito? E poi la canzone, la musica dei Rock, dei Modus, eravamo innamorati,
E noi organizzai questo gruppo di amici chiamati Moz, e io ero il capo, diciamo, e c'avevo il medaglione scritto uno dei Moz. E poi mi ero fatto, avevo comprato un Beta degli anni 70, dal Fab mi ero fatto fare un manubio più che io, quelli tipo Lever Davidson che andavano, che c'erano gli americani, perché loro si avevano questo tipo di motocicletta, e mi feci fare questo manubio con scritto uno dei Moz e con la catena attaccata sotto al sedile, ma per scherzo. Mi stai aprendo un universo, cantante, pittore, barista, ma quanti ne hai fatti in vita? Guarda, io ne ho fatti tante, perché a me mi piace la cultura, io sono un amante della cultura. Poi ti voglio raccontare una cosa meravigliosa, stupenda, rimarrai sbalordito. Io per vent'anni, ho fatto le mostre di San Bonaventura da Bagnoreccio, per 20 anni. Sì, guarda, l'ho fatto per 3 anni a Città di Bagnoreccio, in prefettura, quando c'era negli anni 90, che c'era un prefetto meraviglioso, di un'educazione, ho fatto la mostra lì in prefettura con l'inaugurazione del Vescovo, con il convegno bonaventuriano. Poi ho fatto tre mostre sulla Sala Reggia, la sala della Madonna della Quercia, giù in fondo. Non so se la conosci, sì? Sì, come no, certo. L'ho fatto lì. E lì ho avuto grosse soddisfazioni. Non tanto per i viterbesi, perché venivano solo i professori, gente che era culturalmente preparata, ma quei turisti. Io in termini di 10 giorni che ce l'ho da lì, ho avuto 1500 firme. Fantastico. Di turisti, 90% turisti. Fantastico. E rimanevano sbalorditi, hai capito? Poi abbiamo fatto i convegni bonaventuriani, capito? E io perché io, l'ultima mostra l'ho fatta 2 anni fa a Civita di Bagnoreggio, perché un professore che conosco, un grande amico, mi ha dato il locale su a Civita, e ho fatto una mostra lì. E lì ho avuto la bellezza di 4.000 firme, perché lì, c'è turismo, il turismo. Senti, Roberto, torniamo a Roberto Barista, a posteriori, no? Adesso che hai finito, la consigli come carriera per un giovane o no? Sì, mo ti spiego perché la consiglio. Però prima cosa la consiglio se ti piace, perché ti deve piacere fare il barista, cioè deve avere proprio la passione, perché il barman, oltre la passione, è sacrificio. Io lavoravo a Natale, a Pasqua, le domeniche, sempre lavorato io, capito? Facevo festa quando è stato quel periodo che davano una settimana di riposo obbligatorio. Poi dopo l'hanno levata questa settimana obbligatorio, allora il direttore e i direttori, i datori di lavoro, la tenevano aperto il Gran Caffè Scanari tutta la settimana. Per cui io non... ma lo facevo con passione, mi piaceva, capito? Ti devi piacere. Devi avere l'accortezza di essere umile, tu devi stare bene con te stesso, devi stare bene con gli altri, capito che ti voglio dire? Roberto, dici l'aspetto più bello di fare il barista. Guarda, l'aspetto più bello è fare, la soddisfazione più bella è fare un buon caffè. Un buon caffè, se tu sai fare un buon caffè il cliente ti dice buonissimo, quella è la più grossa soddisfazione che ti può dare il cliente. Invece la cosa più difficile di fare il barista? La cosa più difficile di fare il barista sono due cose, cioè più di una. Allora, gli aperitivi, perché noi facciamo
tanti aperitivi, noi ne facevamo il Manhattan, il Daiquiri, l'Arish, l'Hemingway, Cocktail Martini, Mimosa, Bellini, facevamo tanti, per cui quello è difficile farli. Se non le sai fare, è meglio che non le fai, perché tocca saperli fare. E questo è una cosa molto difficile. Poi la cosa difficile è per uno che comincia a fare il barista, di lasciare i problemi suoi a casa, sempre col sorriso sulle labbra, sempre col sorriso sulle labbra, la cordialità, stare distaccare sempre dal cliente, non mai, e poi la pulizia del banco deve essere sempre pulito, la caffetteria, la macchina e il banco. La gente quando viene... Roberto, nei film americani il barista spesso ha un ruolo quasi da psicologo, no? Che il cliente racconta. In quella direzione, dai. Ti dico che venivano dei signori, degli signori che avevano problemi a casa con le mogli, mi si sfogavano. Sembrava il padre confessore, pure i ragazzi, giovani, dice, vabbè, guarda, oggi c'ho avuto un problema con la ragazza, non so come comportarmi. Poi le scene non belle, quando litigavano con le ragazze, che il ragazzo si nascondeva al bagno per non farsi trovare dalla ex ragazza che si erano lasciati. Allora lei veniva e mi diceva, non ti dico il nome, dico no, ma lei era furba, perché le donne sono furbe, andava a cercare, poi la trovava al bagno, il macello gli correva pre, ti voglio dire, ero il padre confessore di problemi. Certo, ma tu ascoltavi come il padre confessore oppure suggerivi qualcosa? No, io come padre confessore, poi suggerivo le cose buone. Per esempio i ragazzi, qualche ragazzo che era drogato, che aveva problemi, noi era quel periodo degli anni 80, poi quando venivano, io stavo sempre in allerta, infatti il direttore, le prendevo con le buone, ero diventato amico, e quando venivano si comportavano molto bene, allora venivano e dicevano, poi io non gli negavo niente, ti dico che mi hanno creato problemi al Gran Caffè Senaldi quando erano fatti, hanno veramente creato problemi, infatti c'era il bagno, noi l'avevamo dovuto chiudere, perché i bagni andavano là, qualcuno si faceva la pera, si facevano queste cose, e c'erano questi problemi, però quando venivano con me, quando mi vedevano si calmavano, però quando erano agitati, è capitato più di una volta che si è presentato uno stupido che lavorava lì al Gran Caffè Schinaldi, ha trattato male uno di questi che stava seduto prendendo l'aperitivo, era tranquillo, si era fatto, sono sincero. Questo è andato là, l'hanno cominciato a insultare, tu devi andare via, questo non ci ha visto, ha fatto il macello, capito? Che poi dopo l'ha preso pure un po' con me quando mi ha incontrato. Dici, ma dico, guarda, perché poi questo aveva chiamato i carabinieri, ma tu lo provochi, poi chiami pure i carabinieri. Cioè, hai visto? Poi quando l'ho incontrato, siamo diventati amici. Io lo vedo spesso. Roberto, scusa, il Dolores, sempre da Roma, ci scrive: il barman è una figura carismatica. Una volta l'aperitivo era un segno di distinzione, ora ti servono prosecco e tante porcherie. Molti cafoncelli cenano con l'aperitivo. No? Adesso c'è l'apericena, giusto? L'apericena che fa. Io sono uno di quei cafoncelli, perché una volta ho provato l'apericena in un posto che mi avevano consigliato, un po' così, però da te, che invece l'hai vissuto in prima persona, raccontaci l'evoluzione di come le persone vanno al bar. Che succede adesso rispetto a prima? Guarda, succede. Che non hanno cultura del bar, che si vede. Vengono, io l'ho visto, ti dico una cosa, io mi sono scelto dei bar dove hanno il caffè buono, sono educati, puliti,
è un ambiente sereno che ti dà serenità, veramente. E infatti noi ci incontriamo in un bar specialmente, e ti dico il nome perché merita, il bar San Sisto, sotto casa tua. Sì, sì. Come? Bravissimo. Tu ci ho incontrato. Sì. Te come ti sembravo, no? Come ti sono sembrati? Guarda, è una conduzione familiare, quindi molto carina in questo senso. Bravo, una conduzione familiare, molto carini, molto educati, molto puliti. Cioè, ti senti come a casa tua. Senti, salutiamoli, dai. Io sto a Los Angeles, mancano molto, salutiamoli, salutali tu. Vi saluto, sono Roberto. Mi avete visto pure stamattina aprire il caffè. Perché avete un caffè stupendo, un ambiente sereno, bello, e vi saluto con il cuore. Hai ragione, quando ero a Viterbo abitavo a San Sisto, proprio sopra il bar. Madonna, è arrivato e ci ha fatto un like la persona che tra l'altro è il mio carissimo amico, che ha portato essere barman a un altro livello, dimmi tu se sei d'accordo, Maurizio Ranucci, di Ranucci Catering, che ha fatto un successo, no, incredibile. Sì, bravissimo, ho capito che lui fa i catering. Sì, adesso fa sul catering, sì. Lui era un grande barman, da Giulio, lui ha imparato da Giulio. Vero. Ma guarda, lì da Giulio, negli anni 90, più che altro gli anni 90, ha formato dei barman alla grande. Io c'ero amico con questi barman, poi quelli che si sono formati lì, questo che dici tu, Coso Ranucci, si è messo a fare i catering, perché lì Giulio faceva pure i catering come ne facevamo noi, per conto suo, è alla grande. Poi ce n'era un altro bravissimo che è andato a lavorare sulle navi, a fare il barman sulle navi. Luca Ranucci, fratello, che adesso vive felicemente in Giappone, sposato come me con una giapponese. Bravo, ecco, vedi, è eccezionale. Io quando venivano a Viterbo, ci si incontravamo, ci cambiavamo le opinioni, ci salutavamo, proprio come un'amicizia. Quelli erano stupendi. Poi ti voglio dire, ti faccio un aneddoto pure su altri due barman, bravissimi, che hanno della scuola Alberghiera, che lì venivano molti della scuola Alberghiera, ma su 100 ragazzi, 10 che erano bravi e gli piaceva fare il barman, 10. Gli altri che dopo sono andati via, che non si è messo a fare altri lavori, vabbè. Allora, due particolarmente hanno lavorato con me. Sono uscita dalla scuola Alberghiera, ce li mandavano a imparare a fare il barman. E uno, da due, negli anni 80, lì al caffè Scannardino, lì a Piazza dei Re. Allora, c'era sto ragazzo di un paese di Caprarola, ma bravissimo. Non sapeva ancora lavorare come barman. Venuto Lillo Lanzi, non so se lo conosci, è uno come? Che... Lui l'ha gestito per un po' di tempo e allora mi diceva, dice Roberto, dice insegnagli, me l'ha mandata da me. E ho insegnato a questo ragazzo come si faceva il barma, gli ho detto di lasciare tutti i suoi problemi, la pulizia, il saper lavorare, il sorriso sulle labbra, tutte queste cose. E l'ha fatto, ha imparato. Dopo che è successo? Dopo noi ci siamo trasferiti da Caffè Scanaldi nell'87, che c'avevamo due barre, c'avevamo bar di Piazza delle Erbe con i tavoli di fuori, più lui è andato a lavorare a Torino alla villa di della Fiat, come si chiama? Agnelli. Sì, è andato a fare il bar là, perché guarda, io quando me l'ha detto sono rimasto, mi è venuto a trovare. Poi avevo prestato pure il Vespone per andare a casa. Sì, io ho prestato il Vespone che ci vado andando a casa, lui abita, che ci ha avuto pure un incidente. Vabbè, non è quello il problema. È andato a lavorare per un po' di tempo. Senti, ti saluta Luigi Principi, che non so chi sia, però ti manda un cuore mentre vede. Non lo so chi è, lo conosci, per Luigi Principi?
ne conosco tanti, adesso non mi viene niente. Saluto da parte mia, che mi fa piacere, ma mi conosce. Certo, certo. Senti, ti cambio discorso per farti vedere qualcosa di meraviglioso. Visto che sei così tanto legato alla cultura e a Viterbo, guarda che meraviglia la nostra Tuscia, guarda che angoli fantastici. Guarda, io so che il sindaco di Bagnoregio, se veniva eletto quella ragazza, sarebbe diventato assessore alla cultura. Io non so se sia vero o no. Sì, è vero. Non alla cultura, però, insomma, sarebbe diventato... Avrebbe organizzato in quattro città, pullman turistici. Allora, Orvieto, Bagnoregio, Civita di Bagnoregio, Monteviascone, Bolsena e Viterbo. Cinque. Bolsena, era una mia idea, si chiama... Era la tua idea. Niente, l'importante era farlo. E c'hai ragione, certo, quello sarebbe ancora, no? Speriamo presto fare. Bravo. Raccontami della Tuscia, dimmi come tu la senti la Tuscia, perché la Tuscia è importante. Molto importante la Tuscia. Guarda, io sono viterbese, amo Viterbo e amo la Tuscia. Io specialmente amo la zona della Teverina, i paesi della Teverina, che li amo, Celleno, Bagnoregio, lo fanno il vino buono, adesso mi ricordo il nome, Castiglione, io amo, e ho molti amici in questi paesi, molti abbiamo fatto belle serate, e quando io parlo con i miei amici che vengono da fuori, da Roma, io ho fatto pure da cicerone a questi gruppi che venivano da Roma, gente che mi telefonavano, i professori, dicevano, beh, guarda, c'è un gruppo di amici, vengono a Viterbo, me le porti a visitare Viterbo? Dico, benissimo. Poi io non è che le portavo solo a San Pellegrino, a Palazzo dei Papi, ma io le ho portate nei vicoli di Piano Scarano, sotto San Pellegrino, nei vicoli che nessuno ci va, capito? E quando le portai in quelle zone antiche, chiuse, ringraziamo Dio, ristrutturate dalle persone che avevano comprato la casa, e rimanevano sbalorditi. Dice, voi avete un gioiello, solamente mi rammaricavo, mi arrabbiavo che qualcuno si lamentava per la sporcizia che c'era. Come è successo due settimane fa. Non ci concentriamo sul negativo, se no ci mettiamo a piangere. Senti, una cosa, il bar che ti sta intorno è cambiato moltissimo negli ultimi anni. Ti piace come è avvenuto il Happiness Bar? Non ho capito la domanda. Il bar dove stai adesso, dove sei seduto, è cambiato negli ultimi anni. Ti piace come è evoluto? Guarda, come bar è stupendo, è moderno ma antico, poi c'è la Sandra, che la sa gestire, è simpatica, sa fa il fatto suo, per cui ho visto che è molto brava, c'è molta pulizia, pure lì da lei. Bancone sempre, c'è un buon caffè, per cui no. E poi è bello perché è fuori dallo schema di tutti gli altri bar. La via degli artisti ha fatto effetto. Senti Roberto, benvenuto, ci lasciaci tu con un'ultima battuta. Abbiamo fatto un'ora, è volata quest'ora, visto? Sembra... Poi vedi quando si dialoga con le persone giuste, passa il tempo, guarda, non se ne accorge. Come lui quando abbiamo fatto oggi quella mattina, ultima battuta, vai. Guarda, l'ultima mia battuta è una battuta su Viterbo. Io amo Viterbo, mi piacerebbe Viterbo
a livello culturale e turistico, specialmente culturale, capito? Fare gli eventi, presentazioni di libri, convegni, cinema, tutto quello che riguarda la cultura. Che noi ce l'avevamo, adesso non ce l'abbiamo quasi più. Avevamo 110 chiese e 46 conventi a Viterbo. Okay. Io ho tutta la documentazione. Sono stati distrutti, sono stati dati a facci che ci hanno fatto le palestre, specialmente in cui nel viale via Geziaga. Va bene, Roberto, dai. Allora, io mi auguro che Viterbo esploda, che si esploda alla grande, che ritornasse agli anni ruggenti, agli anni 70, 80, pure 90, c'è stato il periodo. O anche meglio, dai, se ce la facciamo anche meglio. Grazie Roberto, poi sì. C'è un ultimo commento, Dolores è d'accordo, sempre Dolores da Roma, con questa occasione, con questo io ti saluto, ti ringrazio per la disponibilità e un saluto a tutti, grazie, ciao. Ciao, grazie. Regista, come andava oggi? Bene, benissimo, come sempre. Ci vediamo alla prossima, Giulio. Dalla Tuscia.